cercando di maturare la consapevolezza del posto in cui stavamo per andare a cantare, ecco. Cercare un pochetto di immaginarsi sempre di più quella situazione in cui sali sul palco e arriva il momento. Però sono sincero, secondo me non c'è una preparazione vera e propria, cioè puoi cantare 2000 volte, puoi allenarti quanto vuoi, però l'ansia rimane. Perché comunque se ci tieni a una cosa è normale che ti procuri delle ansie, perché sennò significa che non ci tieni. No, però ecco, ho le mie cose che capitano e ecco, se ora ho una delle mie fisse che può intaccare la mia esibizione, cerco di levarmela subito. Però ecco, dei riti che faccio spesso non ci sono. Il brano è nato come tutti i nostri pezzi, diciamo, per la parte musicale e strumentale se ne è sempre occupata Gigi, il mio produttore, che mi accompagnerà sopra il palco al pianoforte. E come è nata un po' la musica di Getto, è nato anche il testo di Getto. Io scrivo molto quasi come un flusso di coscienza, perciò qualsiasi cosa mi esce dalla testa, ecco. E perciò è nato con molta naturalezza. Allora, sto cercando di levare questa scissione che molte volte si crea tra le due persone, soprattutto perché se Tiberio oggi esiste è perché le persone hanno accettato Fasma. Diciamo che Fasma l'ho sempre vista come una parte molto vulnerabile. Ma anzi, forse ho scoperto che è il contrario. Ah, quindi Sì, Fasma è più... perché Fasma non ha paura. Mentre Tiberio a volte sta un po' troppo zitto. La musica è il motivo per cui oggi non porto maschere. Grazie alla Ok. mia musica mi ha fatto vedere, come ho detto, la mia parte più vulnerabile, perciò non ha neanche senso portare altre maschere, perché ti ho fatto vedere me nudo, non so come spiegarti. Perciò non ho più paura di mostrarmi per quello che Sì. Ok. sono, ecco. Fasma non sono io, cioè Fasma è qualcosa che va oltre quello che sono io a livello fisico, cioè io so che domani il mio corpo è qualcosa che si deteriorerà, mentre Fasma è qualcosa che per me rimane, è qualcosa che non ha età, cioè è una sensazione, un'emozione, è una possibilità di riscattarsi, rappresenta un cammino, non so come dirti. Ti conoscevo già per ascolti personali, e poi conosciuti a livello personale no, sono sincero, ancora non li ho conosciuti, ma sono una persona che è molto, non dà molta confidenza, ecco, se non gliela si dà, ma non per altro, perché ritengo che stando in una situazione del genere conoscersi è un po' futile, perché è un ciao ciao, come stai, tutto bene, ti è tutto bene, ciao. E puoi essere un artista, puoi essere un imprenditore, puoi essere quello che ti pare nella tua vita, io ti giudico per la persona che sei, per i valori con cui vivi ogni giorno. Perciò sinceramente sicuramente avrei trovato una persona che a livello umano ha la mia stessa sensibilità. Ti posso fare un esempio come Vasco Sì, Rossi, cioè sinceramente so che poi certo. sarebbe stato impossibile, però ti dico Però... tra tutti in questo momento, perché ho quasi una fissa con lui, perché come dico sempre è stato un po' un artista che mi ha convinto, anche non volendo, a salire sopra a venire a mettermi in questo mondo di Ah, Sanremo. quindi Sì, da... perché mi hanno raccontato la storia in cui è arrivato ultimo e mi ha fatto capire davvero che questo Sanremo è una possibilità. Proprio tante di queste domande di cui abbiamo parlato ne parlerò sul disco, parlerò del che cos'è Fasma. Io sono Fasma, non rappresenta autocelebrazione, ma rappresenta io sono nessuno.